Benvenuti alla prima edizione del telegiornale sportivo di Argenta. Considerato le numerose iniziative in tale ambito, abbiamo pensato di creare un contenitore informativo dedicato interamente al mondo dello sport argentano. È nostra intenzione occuparci sia di sport agonistici che di centri sportivi e delle palestre in cui è possibile svolgere attività fisiche non agonistiche. Vediamo subito la situazione dell'Argentana Calcio nel servizio di Giacomo Bolognesi. È iniziato il giorno di ritorno il 20 di gennaio. È iniziato bene, abbiamo giocato in trasferta, abbiamo vinto con 16, quindi è iniziato nel migliore dei modi. Le premesse che c'erano state nel giro di andata, cioè di fare un campionato tranquillo, si stanno verificando. È appena iniziato, l'avevamo preparata bene, quindi è iniziato anche con una vittoria importantissima, fuori casa, dove avevamo raccolto molto poco nel girone d'andata. È sotto le feste che si costruisce il ritorno, nel senso che se uno si lascia andare e non fa allenamento con la giusta intensità e cattiveria, dopo la ripresa è bruttissima perché la ripresa del campionato coincide anche con i campi molto più pesanti rispetto al girone d'andata. È una partita difficilissima perché è un'altra delle squadre che lottano per non retrocedere, quindi dobbiamo mantenere come minimo le stesse distanze. Veniamo ora agli aggiornamenti sulla cestistica Argenta nel servizio di Francesco Chiari. I ragazzi sono aumentati e continuano ad iscriversi e a venire. Per quello che riguarda invece le squadre diciamo, più grandi, quindi per tutti i ragazzi che hanno dai 12 anni fino ai 19 anni, i risultati sono, diciamo, complessivamente positivi. Abbiamo qualche difficoltà con l'Under 19 in termini proprio di risultati, ecco, di vittorie, ma per quello che riguarda l'Under 17, l'Under 15, il gruppo Under 13 stanno sicuramente facendo bene perché sono più le vittorie che le sconfitte, ecco, addirittura con l'Under 13 probabilmente vinceremo il campionato provinciale. Le palestre Aquarium e Kinesis ci hanno aperto le porte per illustrarci i loro corsi. I servizi di Giacomo Bolognesi, Francesco Chiari e Andrea Trevisani. La passione è nata tanti anni fa, circa 15-20 anni fa. Ho deciso di prendere la palestra con il mio socio, perché siamo in due, siamo io, Alessandro e Daniele, e da lì abbiamo portato avanti questo progetto e siamo riusciti, dopo un paio d'anni, a intraprendere questo lavoro che per noi è una cosa bellissima. Facciamo una marea di attività qui dentro, bodybuilding, seguito da istruttori qualificati, corsi di aerobica, corsi per bambini, danza moderna, baby planet, danze caraibiche, anche discipline tipo lo yoga, il pilates, il jazz e tante altre. Il mondo delle palestre sono sempre in continua evoluzione, quindi tutti gli anni ci saranno delle novità, soprattutto a livello di corsi e a livello di attrezzature, ogni anno viene cambiato qualche cosa all'interno. Io vengo da un'esperienza di 20 anni di arti marziali, di allenamento, mi piace il movimento, lo faccio per me e di conseguenza, avendo alle spalle una realtà solida che è un'impresa di costruzioni, ci siamo detti perché non provare? La filosofia di base che ci sta dentro questa struttura è il movimento, in tutti i sensi, in tutte le sue forme. Infatti il nome Kinesis in greco vuol dire movimento, cioè qualunque tipo di movimento, che va dall'allenamento in palestra, con gli attrezzi, l'allenamento a corpo libero, tutti i corsi che abbiamo, dalla danza. Andiamo da tutte le attrezzature Technogym in sala cardio fitness con attrezzature aerobiche, tappeti, cardio wave, biciclette. Poi l'Easy Line che funziona con un pistone, quindi ha una resistenza medio-bassa. Poi abbiamo il Kinesis che è un'attrezzatura nuova e particolare. Passiamo ora al centro ippico argentano, dove Monica Poluzzi e Paolo Donigaglia ci illustrano la loro attività. Il servizio di Giacomo Bolognesi e Jennifer Bondanelli. Il Circolo Ippico Argentano nasce nel 1997, è un'associazione sportiva dilettantistica. Noi facciamo sia attività sportiva sia a scuola per bambini e per adulti. Facciamo riabilitazione equestre ed ippoterapia. Quest'anno festeggiamo due medaglie d'oro e una medaglia di bronzo. Io ho incominciato a montare in gara a livello professionistico circa 10 anni fa. Poi adesso la mia attività l'ho più incentrata sulla preparazione agonistica dei cavalli dei nostri allievi.
Ma l'addestramento è una cosa che dura negli anni, perché deve essere una conoscenza fra il cavallo e l'uomo, ecco. Questa era l'ultima notizia, non resta altro che salutarci e darvi appuntamento alla prossima edizione.